le prossime tappe per sperare una riapertura degli stabilimenti balneari? È ovvio che la parola d'ordine per me è ripartire, ovvio ripartire in sicurezza, ci aggiungo. Abbiamo avuto già diversi incontri con le categorie, con i sindaci, altri incontri ci saranno probabilmente questa settimana, se non inizio prossima settimana, proprio per pianificare un po' questa stagione. Chiediamo delle linee guida nazionali per la tutela e la salute pubblica negli stabilimenti, nel senso che il balneatore deve sapere quali sono gli spazi che deve lasciare, come organizzare il proprio spazio in concessione, in modo da sapere quanti ombrelloni può mettere, il che significa a quanti ombrelloni probabilmente dovrà anche rinunciare e quindi qual è, sarà il suo mancato guadagno. Quindi questo è fondamentale, poter organizzare lo spazio in concessione. E qui abbiamo bisogno delle linee guida a livello nazionale. Abbiamo chiesto l'annullamento del canone concessorio. Se questo, qualora questo non sarà possibile, almeno l'applicazione della riduzione del 50%, che è già previsto dalla legge. Terzo punto, vogliamo un chiarimento sulla sorveglianza delle spiagge libere. Il vero nodo saranno le spiagge libere, perché oggi le spiagge libere sono a carico, diciamo, del comune. È chiaro che se così deve essere anche per quest'anno, i comuni non ce la possono fare da solo, non da soli. È ovvio che noi abbiamo chiesto delle risorse, sia umane che economiche, a favore dei comuni. Se immaginiamo che abbiamo dei comuni che hanno spiagge libere lunghissime, comuni che hanno spiagge libere difficilmente da raggiungere, immagino ad esempio la zona del Turchino, San Vito, Rocca San Giovanni, dove si accede dalla statale. Come si fa a controllare quella spiaggia libera? È ovvio che ci vuole personale, ci vogliono risorse economiche per far sì che i comuni possano attrezzarsi per controllare quelle fette di spiaggia. E poi vogliamo chiedere soprattutto la salvaguardia e la piena applicazione della 145 del 2018, ossia la legge centinaio che riguarda l'estensione dei 15 anni delle concessioni demaniali marittime. Noi come Regione Abruzzo siamo già un buon punto, anche perché io sono della filosofia e del parere che la legge, la 145, è una legge dello Stato e come legge dello Stato va rispettata e va applicata. Io non mi sento di dire una data, no, perché io mi auguro il più presto possibile, però dire una data sarebbe molto molto pericoloso perché poi probabilmente non potrà essere mantenuta la promessa fatta.